Quali sono gli obiettivi di questo referendum? 1-2 marzo, essere in centinaia di piazze in tutto il Veneto, dalle città alle valli ai paesi, per chiedere la firma dei veneti, non dei leghisti, ma dei veneti per l'indipendenza. Il Veneto paga 20 miliardi di euro in più all'anno a Roma rispetto a quello che torna indietro. In una situazione di crisi, di disoccupazione, di suicidi, di aziende che chiudono e scappano, è un regalo che non ci possiamo più permettere. Quindi migliaia, decine, centinaia di migliaia di firme a sostegno dell'indipendenza sia da Roma che da Bruxelles, perché tutta Europa va in questa direzione e spero che il Veneto sia l'inizio di questa bellissima corsa in tutta Italia. Un referendum così la Lega non poteva effettuarlo in momenti più favorevoli? Ci piacciono le cose difficili, forse non era ancora maturo qualche anno fa, adesso il sentimento di autonomia, di federalismo, di indipendenza è molto forte, anche perché la crisi è bastarda, l'euro sta massacrando, sta chiudendo aziende, sta tagliando stipendi e quindi chi può far da solo perché ha voglia di lavorare, perché ha fantasia, perché ha energia, perché ha sudato e ha faticato negli anni passati, adesso è giusto che si tenga i frutti del suo lavoro, quindi che dal Veneto magari parta in tutto il nord, in tutta Italia, questo desiderio di ripartire è la scommessa che la Lega fa. Il 73% di intervistati in un sondaggio recentissimo qui in Veneto è d'accordo per l'indipendenza, questo le dà coraggio. Sì, ma anche perché noi distribuiremo non solo sogni ma anche numeri ai gazebo. Ci saranno opuscoli che parlano di pensioni di invalidità, che in Veneto sono la metà rispetto alla campagna, che parla di quanto si paga in Veneto quando torna indietro, quanti sono i dipendenti pubblici, quant'è l'evasione fiscale. Quindi l'indipendenza è un principio di libertà, ma anche un vantaggio, perché non possiamo essere anche noi come il Trentino o come la Sicilia, trattenere i soldi sul territorio per lavorare bene sul territorio e salvare posti di lavoro. Quindi penso che tantissima gente verrà a sostenerci, leghisti e non leghisti. Però da Roma non sembrano di questo parere, federalismo non se ne parla, Renzi non è nella sua agenda, non la vedo un granché favorevole Roma su questo tema. No, Renzi ci ha detto l'esatto contrario, bisogna mettere a dieta le regioni, bisogna riportare allo Stato centrale alcune competenze sul turismo, sull'energia, soldi, quindi la follia, l'esatto contrario del federalismo che va avanti in tutta Europa. In Catalogna faranno un referendum per l'indipendenza, in Scozia faranno un referendum per l'indipendenza, in Italia la sinistra vuole riportare a Roma le competenze che oggi sono delle regioni, quindi siamo veramente su un altro pianeta, ma la Lega non starà a guardare. Infatti io penso che molti stanno aspettando qualcosa, un segno, forse questo potrebbe essere l'inizio di una valanga. Ci siamo anche se siamo soli contro tutti, perché il riaccentramento lo vuole la destra, lo vuole la sinistra e la battaglia contro l'euro e contro Bruxelles la facciamo da soli, perché neanche Grillo ci segue su questi temi, quindi è vero che è meglio soli che mai accompagnati, però è faticoso fare queste battaglie da soli, però se tanta gente verrà in piazza con noi sarà più facile. Senta Salvini, è la volta buona, che risultato si attende, qual è il suo pronostico? La libertà, io ho la tessera della Lega in tasca da 23 anni per essere fiero di quello che faccio e padrone del mio lavoro e lasciare mio figlio una terra quantomeno come quella che io ho trovato grazie a mio padre, né più né meno. Fuori dall'euro riparte il lavoro, riparte il consumo interno, ripartono gli stipendi, sicuramente se qualcuno è aperto dall'altra parte del mondo ci smena, ma a me interessa salvare quegli imprenditori, quegli artigiani, quei commercianti, quelle partite IVA che di euro stanno morendo. E quindi se si consumasse più veneto, più italiano, con una moneta più vicina alla nostra economia e non vicina a Berlino, ci sarebbe vantaggio per tutti. Il governo ormai si sta quasi facendo, che giudizio dà del giovane Matteo Renzi, lei che è un giovane anche lei? Ma per il momento, a parte la simpatia, il sorriso e l'abbronzatura, pessimo, perché sull'euro non discuta niente, sull'immigrazione vuole tirar dritto regalando cittadinanze, sul federalismo men che meno, anzi vuole riportare a Roma soldi e poteri, quindi la partenza è la peggiore che si potesse pensare. Telecomandato da Berlino penso che sarà un governo Renzi-Merkel e per il Veneto un governo Renzi-Merkel tutto fuorché amico. Perciò nessun spazio anche in caso di alcuni provvedimenti che possono andare bene alla Lega? Se porterà il risarcimento e l'esenzione fiscale per gli alluvionati del Veneto, noi lo voteremo. Se porterà in aula l'abrogazione della riforma Fornero sulle pensioni, noi la voteremo. Se completerà il processo del federalismo, noi lo voteremo. A occhio, lui andrà dalla parte opposta.